La ringrazio, Presidente. La giustificazione del collega Rosato del merito di questo emendamento mi ha provocato lo stesso effetto, la stessa irritazione che si ha quando con le unghie si stride sulla lavagna. È un'irritazione piuttosto fastidiosa, ma questo è l'effetto. È l'effetto perché io vado indietro nel tempo di alcune settimane fa a spiegare a tutta quest'Aula la motivazione di questo emendamento. Se mi chiedessero qual è l'unico momento in cui questo Parlamento ha rappresentato la democrazia, perché il pluralismo e il confronto hanno portato ad una rettifica, ad un, non diciamo miglioramento, ma stavolta lo diciamo perché l'avete votato in parte anche voi, ad un miglioramento di questo testo, è avvenuto in Commissione. C'era un problema politico all'interno della maggioranza, avete bloccato la Commissione, vi siete come al solito riuniti nella vostra stanzetta segreta, però stavolta, a differenza delle altre volte, non avete trovato la quadra. Siamo tornati in Commissione, luogo dove si vota, luogo dove si prendono le decisioni, si dovrebbero, noi lo facciamo, voi no, prendere le decisioni per il bene del Paese, e la maggioranza è andata sotto. È andata sotto perché? Perché se dite di fare un Senato di 100 persone che rappresentano le istituzioni, mi dite che cavolo c'entrano 5 nominati da Presidente della Repubblica? Mi dite che cosa c'entrano 5 nominati da Presidente della Repubblica? Ve lo dico io, non c'entrano nulla. Però, qua viene il vostro obiettivo della riforma. L'obiettivo qual è? Il governismo assoluto, chiamiamolo così. Peggio ancora la riforma di Berlusconi del 2006, bocciata dal referendum, chiamata premierato assoluto. Voi volete il governismo assoluto. E siccome non vi basta un Italicum schifoso che consegna ad una minoranza relativa l'unica Camera, volete che anche l'altro Senato, nelle poche occasioni in cui conta, abbia una bellina quota gestita da chi? Dal Presidente della Repubblica. E sapete chi lo nomina Presidente della Repubblica? Voi, con una legge per maggioritaria che vi dà il 55% dei seggi. Di conseguenza, un Senato inutile, però che cosa fate? Di quei 100 ne avrete 5 nominati dal Presidente, che viene nominato da voi, che leggerà quei 5 che non dipenderanno dal Presidente della Repubblica, ma dipenderanno dalla maggioranza eletta con una legge incostituzionale in quanto ipermaggioritaria. Questo è il quadretto di quanto è avvenuto. Voi che fate adesso? Fate un bel emendamento per riportare lo status quo ante, cioè da come arriva dal Senato, in modo tale che la democrazia venga ulteriormente calpestata e che non ci sia la possibilità al Senato di tornare a dibattere sull'articolo 2. Voi siete una rappresentazione dell'essere antidemocratico di questo Paese. A voi il dibattito democratico non interessa. Voi avete messo a capo... Presidenza, per favore. Certamente, Presidente. Avete messo a capo un Presidente del Consiglio di cui io dico solo una parte di voi, probabilmente maggioritaria, ha capito solo oggi che è una persona autoritaria, perché al Senato un maxi emendamento che avete chiamato super canguro, che belle parole, cosa ha fatto? Ha precluso tutti gli emendamenti delle opposizioni e delle minoranze all'interno delle opposizioni. Ma vi rendete conto che la legge elettorale è la seconda legge più importante dopo la Costituzione? Avete chiuso il dibattito pure lì. E lo state facendo anche qua. Avete o non avete la faccia di andare a casa e raccontarlo ai vostri genitori, ai vostri figli e a chi vi ha eletto? Vi chiedo semplicemente questo, un minimo sussulto di dignità. Adesso la...